convegno dibattito e a seguire una interessante mostra fotografica sulla polizia scientifica nella giornata per la legalità e la sicurezza che si è svolta presso l'Istituto Tecnico Commerciale De Franchis di Piedimonte Matese. All'evento, oltre ai docenti e agli studenti, hanno partecipato fra gli altri il direttore della polizia scientifica Fausto Lamparelli e il noto magistrato anticamorra Catello Maresca, che abbiamo sentito a margine dei lavori. Dove nasce l'idea di portare in giro per l'Italia una mostra fotografica itinerante come questa, Frammenti di Storia? Beh, l'idea nasce intanto da quello che è il nostro vero capitale, che è il capitale umano. Noi ci rendiamo conto che all'interno delle nostre strutture, all'interno dei nostri archivi, i nostri poliziotti hanno documentato pagine della storia del nostro paese, semplicemente attraverso il loro lavoro. Quindi oggi gli studenti di questo liceo potranno vedere alcuni sopralluoghi di eventi purtroppo tragici accaduti in Italia, che però è storia del nostro paese. E abbiamo pensato di aprire i nostri archivi e di porli a disposizione ovviamente della collettività. Per noi è un vero piacere e siamo emozionati anche noi ogni volta che ne parliamo, perché basterà pensare al poliziotto che ha fatto quel sopralluogo e che ha documentato quella pagina di storia. E quanto è importante l'investigazione tradizionale con quella invece che è in uso adesso per la polizia scientifica? Allora, io intanto ho fatto tutti e due i mestieri, sia l'investigatore che, diciamo, il responsabile della polizia scientifica. Posso dire che l'investigazione tradizionale, l'intuito dell'investigatore su una scena del crimine è sempre molto fondamentale. Dico anche che il compito della polizia scientifica non è trovare l'autore del reato, è trovare le tracce del reato. Io devo trovare le tracce del reato e metterle a disposizione dell'organo investigativo che le deve poi interpretare, le tracce del reato. Perché sa meglio di me che in dibattimento la prova scientifica non è una prova La prova assoluta, assoluta. ma deve poi supportare il vaglio, diciamo, del contraddittorio. E quindi l'intuito dell'investigatore serve sempre. Noi cerchiamo le tracce, poi poniamo le tracce a disposizione dell'investigatore. Quanto è importante parlare di legalità ai giovani nella scuola? Io credo che sia fondamentale perché loro molto immaturi. Purtroppo è un dato di fatto. La tecnologia, internet, tutto il bombardamento mediatico sbagliato a cui sono sottoposti quotidianamente non fa che creare ulteriore confusione. Quindi bisogna incontrarli, bisogna dare gli esempi positivi, bisogna recuperare dei modelli reali, no? Rispetto al mondo virtuale che loro vivono, bisogna accompagnarli passo passo verso una crescita più sicura. Diciamo lontana dai pericoli a cui loro purtroppo sono esposti spesso in maniera assolutamente inconsapevole. Da qui nasce anche l'idea di scrivere un libro rivolto ai giovani e ai ragazzi, Male Capitale? Ma io ne ho scritti tanti, diciamo, di libri, quindi Sì. l'intento è questo, proprio di rivolgermi ai giovani, cercare di fargli aprire gli occhi e di sensibilizzarli su questi temi, perché noi ci troviamo in un'isola relativamente felice, ma il pericolo è dietro l'angolo, quindi bisogna mantenere sempre alta l'attenzione e creare questa barriera, perché non ci vuole niente per diventare un posto peggiore, ma rispetto a quello che fortunatamente adesso è Piedimonte. Dottor Maresca, secondo lei la mafia nigeriana sta soppiantando l'attività criminale gestita in passato dalla Camorra in provincia di Caserta? Piantare non credo, anzi, la mafia nigeriana ha sempre fatto accordi con la mafia casalese. Ci sono poi momenti di maggiore o minore efficacia, tra virgolette, diciamo, esteriore o apparenza, per cui magari quando la mafia casalese si ritrae e si nasconde, quella nigeriana è più evidente, però purtroppo le dinamiche del territorio sono complicatissime anche da questo punto di vista e quindi gli effetti poi della devianza e della criminalità si possono esprimere con modalità diverse. Resta il dato della necessità, perché noi questa difficilmente, ovviamente, non riusciremo ad eliminarla in maniera radicale in breve tempo. Resta la necessità di
per la società civile, cioè la parte sana, di attivare quei meccanismi e quegli anticorpi necessari per minimizzare l'effetto di questa criminalità.